Dopo 3 anni di Wellness Week, penso che come tutti gli eventi, più anni passano, quindi più anziano si fa l'evento, più si fa tosto, diciamo, più si conferma e si rafferma. Quest'anno credo che è stato l'anno migliore, innanzitutto per la partecipazione delle iscrizioni, ma specie per il pubblico. È vero che è stata domenica, quindi sicuramente le persone erano di più al centro Campania, però quello che mi ha veramente emozionato è che le persone, il pubblico, hanno partecipato. Cioè, vedevo delle facce che sono state dal primo minuto all'ultimo, quindi per 3 ore sedute a sentire le mie spiegazioni e guardare, diciamo, dai giovanissimi ai pugili amatori come erano questi movimenti della box. Quindi io sono veramente contentissimo di far parte, anche se a volte lo faccio con pochissimo tempo, perché ieri sono tornato dalla nazionale, domani parto per un torneo in Cecoslovacchia. Infatti stasera mi sono esibito poco, anche perché comunque oggi era il mio giorno di recupero. Se mi stancavo stasera, domani potessi che andavo male nel torneo. Quindi però comunque la mia esperienza è stata veramente tanto anche da Bordoring. Il consiglio che do a ragazzi, a bambini, adulti, a pensioni anziane: pugilato comunque è uno sport completo, io lo definisco forse il più completo, perché comunque sul ring si muove dal primo capello a spostare la testa per una schivata, al dito, al mignolo del piede, perché comunque ti serve per i movimenti rapidi. Ma a parte quello, comunque il pugilato è uno sport completo anche a livello di tonificazione muscolare, perché in un allenamento di pugilato ci sono anche tanti esercizi a corpo libero di forza o anche tanti attrezzi, quindi l'allenamento funzionale che lo mettiamo dentro.